Signori, benvenuti in un nuovo video da Zoo, chi non sia Zoological Skin, è il sito ufficiale di questo canale dove parliamo di animali. Ho registrato tempo fa un video dove vi facevo vedere come risolvere il problema di un geco leopardino che non mangia. Oggi invece vi farò vedere un altro problema. Un altro problema è relativa risoluzione, ossia un problema di muta. Visto che vi era piaciuto così tanto il video dove io vi facevo vedere come risolvere un problema che può essere più o meno comune, questa volta vi farò vedere un video che vi spiegherà cosa fare o come intervenire su un rettile che sta facendo fatica ad effettuare la propria muta, che sia un serpente, un geco o altro. Lei, per esempio, che è un nuovo acquisto, ha avuto un piccolo problema di muta appena l'ho acquistata. Un'errata muta è sempre un segnale d'allarme, può essere una cosa più o meno grave, può essere una carenza di calcio, quindi ci vuole un'integrazione degli alimenti con del calcio in polvere e della vitamina D3, può essere semplicemente data da un po' di sfiga, può essere un errore causato da dello stress eccessivo che ha subito l'animale nell'ultimo periodo, possono esserci malattie più gravi o può essere semplicemente un inesatto parametro di stabulazione. Pertanto è sempre buona norma chiedervi: ma perché il mio animale, il mio rettile, non ha effettuato correttamente la muta? Andare ad analizzare la situazione, a ritrovare il problema e soprattutto risolverlo, perché è importante per voi che siete allevatori e per il vostro amico. In questo caso, semplicemente avendola acquistata in fiera, durante il tragitto ha subito dello stress per le troppe persone in fiera, per il viaggio in macchina eccetera, e ha iniziato a effettuare la muta prima del dovuto. Infatti ha iniziato a staccarsi la pelle, diciamo, dalla testa, dalla faccia, ancora prima di avere la pelle staccata dal corpo. Infatti ci è andata dietro un po' di tempo e io ho dovuto aiutarla. Stessa cosa che dovete fare voi, non è niente di complicato, niente di rischioso. Semplicemente prendete un contenitore, che sia di plastica o di vetro, ci ponete all'interno un filo di acqua tiepida che non deve essere ustionante, soprattutto non deve essere fredda, perché l'acqua tiepida 1 tiene l'animale al caldo e non al freddo, 2 ammorbidisce la pelle e vi permette poi con un piccolo cotton fioc di portarla via dal corpo dell'animale. Se vedete che la pelle è attaccata, non dovete strapparla dal corpo, voi dovete semplicemente aiutarla a venire via. Se rimane attaccata, lasciate l'animale in pace, rimettetelo nel terrario al caldo e riprovate tra un po'. Un errore di muta può avvenire in più casi diversi, può esserci semplicemente una muta troppo prematura, una muta che non viene effettuata correttamente anche nel tempo, quindi rimangono dei brandelli attaccati al corpo, ce n'è diversi. Quindi potrete aiutare l'animale a levare tutta la muta o potrete aiutare l'animale a levare semplicemente quei piccoli pezzi che gli avanzano attaccati al corpo. In ogni caso è sempre un campanello d'allarme. Nel mio caso niente di che, animale nuovo, si deve ambientare, ha supportato il viaggio, ha avuto una muta prematura, l'ho aiutata, adesso è a posto. Però anche lì è stata una cosa graduale, pian piano se la staccava da sola e io pian piano ogni volta che vedevo un pezzo staccato lo mettevo in questa bacinellina per un massimo di 5 minuti con un cotton fioc bagnato con la stessa acqua calda, una bella pulitina. Può anche capitare che in questa fase l'animale sia inappetente, che sia il serpente o il geco eccetera. Molti mi scrivono dei commenti: "Ah, che mio geco non mangia da 5 giorni, come mai?" Non vi preoccupate, può essere semplicemente un piccolo accumulo di stress, può essere che va in premuta o ha qualche difficoltà di suo, magari col tempo ha aspettato un paio di giorni e riprenderà a mangiare tranquillamente. Anche perché, parlando in generale, ci sono animali quali le migali che fanno dei periodi di digiuno anche di 6-7 mesi prima di effettuare una muta, quindi certo, non tutti gli animali sono uguali, però per farvi un discorso generale, non vi preoccupate. In questo caso forse preoccupatevi meno del digiuno e di più della muta non effettuata, o effettuata in malo modo. Spero non capitino mai, però purtroppo capiteranno ancora e vi porterò altri video del genere perché ho visto che vi sono molto d'aiuto. Uno, mi fa sicuramente piacere esservi d'aiuto, e secondo, mi fa piacere arricchire il mio bagaglio di video un po' con tutte le tipologie: allevamento, allestimento, curiosità, risoluzione dei problemi, un po' di tutto. Poi quando devo fare dei video lunghi li faccio lunghi, quando devo fare dei video brevi tipo questo li faccio brevi, anche perché almeno in poco tempo, l'ho già detto anche mi sembra tempo indietro, lo dirò più avanti, non lo so, sto registrando un sacco di video in sto periodo tutti insieme per poi caricarli in momenti diversi. Se i video sono brevi trovate in pochi minuti del vostro tempo tutte le informazioni necessarie che riguardano ovviamente il titolo, il motivo per cui avete aperto questo video, che sia anche solo curiosità, e quindi in un certo senso ancora meglio. Quindi io ti invito a lasciare un bel mi piace, un bel commento, iscriverti al canale se non l'avete ancora fatto, attivate la campanellina per ricevere le notifiche sui prossimi caricamenti. Se avete bisogno, qua sotto in descrizione c'è sempre la mia email, un sacco di ragazzi mi scrivono
non dico quasi tutti i giorni, ma finora me ne avranno scritti una decina, una ventina per chiedermi consigli, aiuto, non c'è problema, sono lì, rispondo a tutti i commenti, rispondo a tutte le mail, sono il più disponibile possibile, ma ovviamente datemi tempo, pian piano che il canale cresce, pian piano che molta più gente segue i miei video, ci sono molte più richieste, molte più domande, io con calma farò tutto, però un attimo. Con il resto da Zoschi è tutto e noi ci vediamo al prossimo video.